Un saluto da Alberto Pucci e ben ritrovati con Serie A Preview, lo spazio dedicato alle statistiche e alle curiosità del prossimo turno di campionato. La 30ª giornata comincia con la partita del Maradona tra Napoli e Atalanta. Dopo gli impegni delle nazionali, i partenopei tornano a giocare davanti al proprio pubblico. Il Napoli è rimasto imbattuto per 6 partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile-maggio 2023 e a partire da gennaio 2024 nessuna squadra ha pareggiato più partite rispetto alla formazione di Calzona in Serie A, 5 come Genoa e Torino. L'organico è questo. Io mi adatto all'organico, lo sapevo prima, è chiaro che in mezzo a campo numericamente siamo limitati, è anche vero che hanno tutti caratteristiche diverse, va bene? A volte può essere un bene, a volte può essere un male. L'Atalanta di Gasperini, che non ha giocato l'ultima sfida con la Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, potrebbe presentarsi al Maradona senza Kop Meiners e De Ketelaere, tornati acciaccati dalle nazionali. Quella dell'olandese potrebbe essere un'assenza importante. Kop Meiners è infatti uno degli unici due centrocampisti, con Phil Foden, ad essere andato in doppia cifra di gol nelle ultime due stagioni nei maggiori 5 campionati europei ed è l'unico centrocampista ad aver partecipato a più di 25 reti nelle ultime due stagioni di Serie A. A Udine il Torino ha vinto una trasferta con un margine di almeno 2 reti per la seconda volta in questo campionato. La prima dallo scorso 18 settembre quando vinse 3-0 contro la Salernitana. Il Monza ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 sfide di Serie A, un successo in più di quelli arrivati nei precedenti 13 turni. Quella brianzola è la squadra che in percentuale ha vinto più partite una volta che ha segnato il primo gol del match in questo campionato, 92% di successi, ovvero 11 su 12 gare complessive. Nonostante la vittoria di Frosinone, la Lazio ha salutato prima della sosta Maurizio Sarri e accolto il nuovo allenatore Igor Tudor. A lui il difficile compito di risollevare la squadra e riportarla a ridosso della zona Champions League. Tra i giocatori biancocelesti più positivi nelle ultime settimane c'è anche Castellanos, il primo giocatore della Lazio capace di realizzare una marcatura multipla da subentrato in un match di Serie A dai tempi di Alessandro Matri contro l'Udinese, doppietta anche in quel caso. La Juventus ha raccolto 7 punti nelle ultime 8 gare di campionato, dopo che nelle precedenti 8 partite ne aveva ottenuti ben 22. È un momento in cui bisogna riprendere il cammino che purtroppo in quest'ultimo mese ci è mancato. Sappiamo che abbiamo degli obiettivi da raggiungere, che sono questa, la qualificazione in Champions, e poi abbiamo la semifinale Coppa Italia da giocare. La squadra di Allegri ha vinto solo una delle ultime 5 sfide in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata nella parte bassa della classifica ed è rimasta senza segnare in 3 delle ultime 7 gare di campionato contro Inter, Udinese e Genoa, tante volte quante nelle precedenti 30 partite del torneo. La Fiorentina insieme al Bayer Leverkusen è una delle due squadre dei 5 grandi campionati europei con almeno 2 difensori con 5 o più reti segnate in stagione, considerando tutte le competizioni. Pietro Terracciano è invece il terzo portiere capace di giocare 100 gare con la Fiorentina in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria, dopo Francesco Toldo e Sebastian Frey. Il Milan ha raccolto 26 punti in Serie A nel 2024 in 11 partite, solo l'Inter con 30 ne ha collezionati di più nel periodo e ha superato quota 5.000 gol in campionato, diventando così la terza squadra della storia a riuscirci dopo Juventus e la stessa Inter. Christian Pulisic ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa nei maggiori 5 campionati europei, 9 gol come nel 2019-2020 con il Chelsea, e ha invece stabilito la sua miglior stagione in generale in carriera, considerando tutte le competizioni, con 12 centri.
Continua il momento positivo del Bologna, che con la vittoria di Empoli ha guadagnato 54 punti in 29 partite disputate in questo campionato, eguagliando il bottino raccolto nell'intera passata stagione. La rete al 94esimo di Fabian ha permesso ai rossoblù di inanellare tre successi esterni di fila in campionato per la seconda volta sotto la guida di Thiago Motta. In precedenza ci era riuscito solo tra gennaio e febbraio 2023. Nella sfida contro il Lecce la Salernitana ha tentato 6 tiri nello specchio della porta avversaria. I Granata non hanno mai provato più conclusioni nello specchio senza trovare la via del gol in questa Serie A. Sfida tutta giallorossa al Via del Mare. A Salerno, nel giorno del suo esordio sulla panchina del Lecce, Luca Gotti ha schierato la terza formazione titolare con l'età media più alta in questa Serie A per la squadra salentina, 25 anni e 344 giorni. Fino ad ora sono 28 i punti conquistati dal Lecce dopo le prime 29 giornate, come nel 2010-2011. La formazione giallorossa non fa meglio dalla stagione 2004-2005, quando furono ben 36 i punti nel massimo campionato. In occasione della sfida vinta con il Sassuolo per la prima volta dall'arrivo di Daniele De Rossi in panchina, i giallorossi non hanno trovato la via del gol in un primo tempo di un match casalingo di Serie A. A regalare i tre punti alla Roma ci ha pensato Pellegrini, settimo gol in questo campionato per il giocatore della nazionale di Spalletti, che nel massimo torneo ha fatto meglio solo nella stagione 2021-2022, 9 reti sempre con la Roma. Dopo il pareggio con il Napoli, i nerazzurri ospitano l'Empoli. L'Inter ha pareggiato una partita di campionato per la prima volta in questo anno solare. L'ultimo pari nel torneo era infatti arrivato lo scorso 29 dicembre, 1-1 contro il Genoa. Ha chiuso così una striscia di 10 vittorie di fila nella competizione. L'Empoli è la squadra che ha terminato più partite senza segnare in questa stagione nei 5 principali campionati europei ed è anche la squadra che ha terminato più volte il primo tempo senza concludere nello specchio della porta in questo campionato. Noi dobbiamo essere esclusivamente organizzati, concentrati, ma allo stesso tempo mantenere quella leggerezza e quell'entusiasmo di esprimere noi stessi, perché c'è la possibilità nel corso della partita. In qualsiasi avversario che incontriamo ci sono delle difficoltà. Tra i protagonisti della squadra di Nicola va citato Elia Caprile, che ha effettuato 8 parate nella sfida con il Bologna, stabilendo il suo record di interventi in un singolo match di Serie A. Completano il quadro delle partite della 30esima giornata le sfide Genoa-Frosinone di sabato pomeriggio e quelle di lunedì tra Cagliari e Verona e Sassuolo e Udinese, entrambe in programma alle 15. Nonostante il pareggio con il Napoli, l'Inter si mantiene saldamente in testa con un ampio vantaggio sul Milan, che ha scavalcato la Juventus al secondo posto. Il Monza di Palladino è a soli 3 punti dalla zona Europa, mentre in coda continua la grande corsa alla salvezza, con la Salernitana sempre più spacciata. E per questo weekend è tutto. Serie A Preview torna prossima settimana con l'appuntamento dedicato alla 31esima giornata di campionato.